Oggi te lo dico già, non registro, a meno che tu non mi prepari un bicchiere di vodka liscia e tu mi faccia f***o un c***o brasiliano. Vede bene qualcosa? Se brasiliano sono io. A me, senza la vodka, un bel caffè. Caffè è Ma perché non mi avete chiesto prima le stesse cose, che sono pieno? Di caffè no, di caffè no. Il caffè è finito. Non hai caffè? Non hai caffè, però... Posso iniziare come Dio comanda? Perché non Oh, hai puzza caffè? istantanea! Evacuare la zona! Generiamo! Quello che state per vedere è Esperienze DM, l'unico format condotto da un figlio di un camorrista, un camorrista e il braccio destro più tamarro della mafia siciliana. Esperienze DM. È un video? È uno show? È un podcast? E che cazzo ne so? Voi guardatevelo e basta. Si consiglia la visione di questo video utilizzando delle cuffiette o se siete di Milano con delle AirPods. E se non le avete, che cazzi vostri, noi vi abbiamo avvisato. Ciao a tutti ragazzi, io sono Morgan Freeman, per gli amici il Gesù di colore dei film. Oggi ci eravamo promessi di fare massimo 3 minuti di intro. No, non è vero. Come no? Tu da solo te lo sei promesso. Io mi dissocio da Lui me questa l'ha cosa. detto, non Chi? diglielo Gundogan. neanche. Posso presentarmi? Ciao a tutti, sono Emanuele Giaccherini. Emanuele. Come si chiama? Sì. Emanuele. Tu con i nomi proprio devi stare zitto. Niente, sono un calciatore molto forte. Lei? Ciao a tutti, sono Daniel, ho tante passioni. Michael Jackson, l'atletica, Sì, la palestra, l'atletica, tua mamma l'atletica. nuotare, Sì, mi piace no. ballare, la chitarra, i Ballare, fa. bonsai. Sì. Di passioni, ballare i bonsai. Oggi posso dire che io e Riccardo rappresentiamo un po' lo yin e lo yang. Yang io perché sono yang. È vero, sei giovane. No, Il no, bianco. yang, bianco in napoletano. Yang, sì. Bianco, si dice yang. Yang. Mamma Il mia. bianco e il nero, angeli e demoni. Poi vai, continuiamo. Karma e Dharma. Karma. Totò e Peppino. Messi, Cristiano. Lillo. Non riesco a trovare nessuno Dai, che dite dai, uno. Limone, pesca. Sì. Pizza, sushi. No, non è il contrario. No, non è il pizza. contrario. Limone e Che pesca sono il contrario. Te limone, te pesca, è il più grande bivio della vita. Pizza, sushi no, invece. No, non ho mai sentito io. Comunque, Non volevo ho sentito. ringraziare Nicolas Cage per i meravigliosi film alla quale ci ha abituato, possiamo dirlo. Meravigliosi, infatti. Nick, thank you so much for this outfit. I hope so you to everything and so much. Ragazzi, benvenuti! Che Benvenuti. dico, benvenuti a questa nuovissima puntata di Esperienze DM7 live from Bunga Bunga di Arcole oggi. Oggi abbiamo Bello. un ospite speciale ed è Silvio Berlusconi. Come sta, cavaliere? Bene. Bene, fai un Mi consenso. consenta. Sai quando è nato Silvio Berlusconi? Ieri? No, a cavallo tra il 6 e il 7, da lì il nome cavaliere. Giuro, giuro. Non è dall'8 al 9 di solito si dice sta cosa, perché infante parlo di carte. Smettiamola, finiamo subito sto discorso. Quindi c'è, non lo vedete, ma c'è anche il mago do Nascimento che... Tu assomigli un po' al Io mago do sono un Nascimento. mago Tu assomigliava a Namarchi, Don Nascimento, e io Stefano Stefania Marco. Marchi, nobile, No, nobile, nobile, no, io all'eccellenza. Davide La Cienza. Che salutiamo questa l'altro ospite della prossima puntata. Sì. Ragazzi, siamo arrivati addirittura alla settima puntata, sette come i re di Roma che sono Totti. Sì. Sì. Remo, Remolo. Rort. Rort. Cesare, Peloponneso Bravo. e Arturo. E Arturo. No, ho aggiunto Totti che è Quindi l'ottavo, quello il vero, settimo, lo l'unico lascio a vero, voi, eh? Tarquinio Prisco. Esatto. Giulio Cesare l'hanno tolto. per mettere No, l'hanno tolto no, perché hanno scoperto che sul era 6 la. infatti adesso Sì, l'hanno tolto proprio dagli albi dall'album delle figure degli imperatori di Roma. Che semplicissimo da completare, sono semplicemente sette figurine. Sette Tutte in un figurine. solo pacchetto, quindi. Però sono pieni di doppioni ogni volta. Ah, pienissimo. Esce sempre Numa Pompilio, Numa Pompilio, Numa Pompilio. Ragazzi, noi ci scusiamo dell'assenza di novembre,
Ma stavamo facendo i cazzi nostri. Cazzi nostri, io ero in vacanza, sono andato un mese in Colombia. Cos'hai fatto? Io sono stato un mese a Guadalajara. A pip. Tu cos'hai fatto? Arresti domiciliari come sempre. Io sono stato un mese davanti a Neverland cercando di entrare. Neverland, per chi non lo sapesse, è quel posto dove Michael Jackson s***a. Li viziavamo a modo suo, ecco, diciamo così. Diciamo che li accontentava in modi non molto consoni, ma no. Che comunque sono... Non è il periodo storico per scherzare, no, su una cosa così. Una volta invece si poteva fare qualsiasi cosa. No, fino a due mesi fa sì. Si è uscito l'altro ieri lo scandalo di Balenciaga, quindi io eviterei se fossi muoio. Lui ce l'ha molto a cuore questa questione, perché lui è ambassador e anche direttore creativo di Balenciaga. Vuoi dissociarti, dire qualcosa per quello che hai fatto? Io non ho fatto niente. Da dicembre prossimo, l'anno prossimo, si chiamerà Daddenziaga. Bello. Ragazzi, ricchi di novità, perché questo è l'ultimo episodio dell'anno. Ultimo episodio dell'anno, ragazzi. Lo so. È stata tantissimi video, sono usciti ben 7 in un anno, in 365 giorni. Ecco qua. Dovete sapere che sto caso di simbo sparano. Dove cazzo ci hai portato? Tu hai detto vieni qua che vi sentirete a casa vostra. Ragazzi, dovete sapere che io vivo in Brera. In Brera è pericolosissimo. C'è quell'attico lì che vede il Duomo. Io abito lì, ma sentite, pieno di... Spari veramente questi, eh? Questi sono spari? Ragazzi. Tra l'altro, roba meravigliosa, ragazzi. Questo è l'ultimo episodio dell'anno. Però che non si venga a dire che l'anno prossimo non ci sarà, perché l'anno prossimo torneremo. Uno al giorno l'anno prossimo. No, ecco il caso. Almeno sei. Almeno sei in un anno. Però l'anno prossimo vorrei iniziare l'anno col botto. Bellissima, questa è bella, bellissima. Questa è bella. Perché vorremmo portare esperienze di M dal vivo. Bello applauso. Il mio sogno è fare una situazione del genere, però a teatro, quindi dove la gente viene. E uno può essere un disastro, due può essere la cosa migliore in assoluto. Quindi ragazzi, qui sotto nei commenti fateci sapere in che città vorreste che la Daddeton SRL arrivasse al teatro per portare esperienze DM dal vivo. Città esclusivamente in Italia, non vogliamo cose estere. Perché in Colombia ci siamo stati e non ci siamo trovati benissimo, non si dorme più di tanto e mai per il sesso. Esperienze DM, siamo arrivati alla fine dell'anno. Daniel, che cosa significa? E spiegaci come funziona questo format. Almeno non ci roviniamo la fine. Ma io l'avevo imparato, era l'ultima volta che lo sapevo. Io non l'ho ancora imparato, giuro. Ti hai fatto una gaffa? Non sono ancora serio. L'ultima volta io ti ho risposto e ti ho detto, dicelo tu. Sì. Che cosa significa esperienza DM e che cosa consiste questo format? Vuol dire di merda? È un'associazione a delinquere formata da 11 toscani. Almeno, siamo stati... Ti devi ricordare il nome degli 11 toscani, che sono Pieraccioni, Giaccherini. No, non c'era Giaccherini, no, come si chiama? No, Giaccherini. L'allenatore della Juve? Dai. Come si chiama? Allegri? Allegri? Rudy Guedè? Silvi Lubamba? Emanuele Orlandi? No, non c'era. Non c'era. Roberto Benigni, Spalletti e Carlo Conti. Giorgio Panariello. Sono loro, la redazione degli 11 toscani che puntualmente selezioneranno nei direct di Instagram le 10/11 migliori storie che noi ogni giorno qui andremo ad ascoltare ogni giorno alla buona. Ma io non mi pensavo che ogni volta fossero casuali. No, sempre quelli. Sono casualmente sempre gli stessi. È casualità pure quella. Che casualità, 7 volte così. 7 volte pazzesco. Su 7. Quindi ragazzi, ogni volta inviatemi in direct a me, quindi non a Dada, non a Righi, non a Rudy Guedè, dei direct dove raccontate le peggiori storie in assoluto, perché tutte le storie che ci manderete d'ora in poi verranno selezionate per la prima puntata che poi faremo dal vivo. È vero, quindi dovete veramente impegnarvi. Se non avete delle esperienze sessuali di merda, fatele. Commettete delle atrocità. A Capodanno commettono di solito le cose peggiori. Io ho ammazzato svariate persone, ma non me ne pento assolutamente. quindi voi potete fare di peggio. Ragazzi, ho una sorpresa. Una sorpresa per voi. Ho preparato una piccola chicca. Un regalino. Un
Per te sì, c'è un regalino oggi. Come sapete, Esperienze DM è visto da centinaia di migliaia di milioni di trilioni di ottogenari di persone nel mondo. E siamo arrivati addirittura anche ai piani alti, la famosissima massoneria G7, G8, quelli alti, ai piani alti. Ok, quindi... E quindi diciamo che abbiamo ricevuto dei messaggi dei VIP da parte di qualche VIP. Ma c'entra la location di dove siamo oggi o no? C'entra la location dove sparano. Non oggi. La location fuori, la location di Arcore. Ah! Non lo so. Chi ha fatto i cosi VIP? Bello! Ci sono. Abbiamo ricevuto ben 4 messaggi. Vai. 4 messaggi. Il primo messaggio che abbiamo ricevuto addirittura è da parte di uno degli 11 toscani. Infatti abbiamo ricevuto un messaggio da... Da Rudy Ghedè. Da chi? Da Roberto Benigni. Ma che cazzo, giuro. Dici? Ma smetti. Ciao ragazzi, sono Roberto Benigni. Sono onorato di far parte della redazione degli 11 toscani. Un saluto a Simone, a Riccardo, soprattutto al braccio più tamaro della Maremma Maiale. Ma chi cazzo è? Roberto Benigni. Ma stai così? Non è Roberto Benigni. No. Roberto Benigni. È Roberto Bolle. Non è possibile. Come, dove cazzo te l'ha inviato Roberto Benigni? Ci segue? Ma che pensi che guarda solo fin da tua di queste persone qui? Cioè, pensi che... Dopo mi spieghi come hai fatto a fare la sua voce. No, Roberto, noi ti salutiamo. Speriamo che tu possa venire proprio qui, sul divano di casa mia, magari a commentare qualche storia di sesso, e sappiamo che tu ne hai tante. Secondo messaggio da un'altra persona, un grandissimo conduttore italiano. Infatti abbiamo un messaggio direttamente da Jerry Scotti. Ascoltiamo. Ciao ragazzi, sono Jerry Scotti. Volevo chiedere al braccio più milionario di Sassari che cosa si prova ad avere un pene enorme. Cosa si prova ad avere un pene enorme? Jerry Scotti, devo chiedere. Sì, Jerry Scotti robotizzato. Prima non si sentiva su Benigni. Benigni era fatto bene. Sai che se mi mettevi solo quello, cioè, ci avrei creduto. Possiamo rispondere a Jerry Scotti per questo? Volevo dirgli. Che cosa si prova ad andare in giro con un pene enorme? Io non ho un pene enorme. Però sei il braccio più milionario di Sassari. Però poi abbiamo altri due messaggi. Questi sono esclusivamente dedicati a Daniel, l'ha detta. Il primo addirittura da parte di Papa Francesco. Cazzo, segue anche lui la serie? Segue Esperienze DM. Sai che lui... Vabbè. Sì. È una domanda per te, ascoltiamo. Ciao ragazzi, sono il papà. Volevo dire ad Ada che essendo in stretto contatto con il signore, la conferma che Michael Axon sia ufficialmente morto, non vive a Dubai. Puoi rimettermi un attimo, non ho capito molto bene. Ciao ragazzi, sono il papà. Volevo dire ad Ada che essendo in stretto contatto con il signore, la conferma che Michael Axon sia ufficialmente morto, non vive a Dubai. Michael Jackson. No, Axon. No, ma lui è la pronuncia argentina. Così, argentina. Sì. Se messi lo senti parlare. Vedi comunque che avevamo ragione. Michael Jackson non è morto. No, alla conferma che è morto e non vive più a Dubai. Lui ha delle fonti. Però, colpo di scena. È arrivato un vocale da Michael Jackson. È arrivato un vocale da parte di Michael Jackson. Dai, non ci credo. È arrivato un vocale da parte di Michael Jackson. Dada, ti invito ad ascoltare con attenzione. Ascoltiamo. Yeah, Dada, sono Michael Jackson. All the dirty chest on the beat. Vivo a Dubai. Respect and OJ2. And got a song on me. Aspetta. Scusa, lui canta e basta, non parla. Cioè, nei vocali non parla, scusa. Ti immagini? Quando i vocali non sta arrivando! Dada, hai sentito una richiesta per te nel finale? No, non ho più cazzo. Perché lui è americano, che è lui. Sì, quindi ascolta bene. Yeah, Dada, sono Michael Jackson. All the dirty chest on the beat. Vivo a Dubai, it's dope, it's better, no J2. And got a song on me. Ha detto, io sono vivo. Ti sto aspettando a Dubai. Che tu venga a salvarmi. Pensa, bellissimo questo, eh? Ragazzi, Michael Jackson addirittura, Michael Jackson. Assurdo. Noi comunque ringraziamo Roberto Benigni, Papa Francesco, Jerry Scotti e Michael Jackson che ci hanno mandato questi vocali, davvero simpaticissimi. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Madonna, vabbè, sto video qua, tanto è l'ultimo dell'anno, facciamo due a 6 ore. Sì, ne frega, ci devo pagare 2 affitti. E andiamo avanti. Andiamo avanti cosa? Dobbiamo ancora iniziare, che andiamo avanti, iniziamo. Perché abbiamo ancora le mail. Poi.
le mail. Le mail di Dada Sex Rating. E come sempre, ragazzi, qui sotto in descrizione vi lasciamo la mail di Dada. Chi vuole avere delle informazioni pressario su ipotetici rapporti Daniel Jackson, scrivete qui sotto, che poi potete finire in un prossimo episodio. Questa è la mail di Dada. La prima mail che ci arriva è da parte di Francesco. Da Francesco dice: ciao a tutti, vorrei sapere l'ipotetico prezzo per poter soddisfare le mie fantasie erotiche con la mazza chiodata più prestante del panorama fitness italo-sardo. Le mie richieste sessuali sono le presenti: 1. Con bicipiti con sul pettorale. 2. Grattini su quadricipiti e femorali. 3. Moonwalk erotico con caldo. 4. Crunch al volo. No, crunch al cavo alto con leccata sotto palla. 5. Hack squat su di me con manette e maschera di Michael Jackson da nero. Spero in una risposta di un'esperienza di DM e vi auguro tanta massa magra. Quindi un ipotetico prezzario per queste 5. L'avete sempre deciso voi il prezzo, però qua è alto. Qua è alto, qua è alto. Perché ci sono diverse richieste, più sicuramente una story su Instagram. Più prestazione sportiva, oltre a quella poi sessuale. Poi lui comunque uno saprà in questo mondo, perché ha nominato delle cose che non se non veritiere. E 5K. 5.000 euro. 5.000. Eh sì, sono 5 punti, 1.000. Di più. Di più. 10.000. 10.000. Vendendo le ultime. Le tue ultime storie? Vendendo le tue ultime storie che hai venduto. No. 10K, 2K per ogni punto. Mi avevate venduto di più? Sì, ma quello. Ma siamo un po' in down adesso. Allora, ok, 5K. Sì. Hai perso un po' di credibilità da quando sei stato arrestato, quindi devi un po' riacquisirla. Poi ci mandano una barzelletta. Cosa fa Daniel D'Addetta in gelateria? Dada non può essere in gelateria perché ha gli arresti domiciliari. A proposito, come vanno i tuoi arresti domiciliari, Dada? Ci possiamo dire a che punto siamo? Non ho capito sti mail. Non ti interessa. A che punto siamo con i... Qual è il compenso qua? Non c'è. Cos'è un compenso? Solo perché stiamo leggendo il compenso, scusa. Rispondiamo solo a quelle, no? Tutte le cose, la gelateria. No, noi ti abbiamo chiesto una cosa che volevamo sapere per conto nostro. Quanto ti manca per uscire dagli arresti domiciliari? Tutto va bene, 18 gennaio. Ah, buono, dai. Manca poco, quindi. Un mesetto. Sì. Però... quel giorno festeggiamo, facciamo... mi scade lì perché poi avremo esperienze di M dal vivo, quindi sennò non può uscire. E quindi 10K di tapposte su IDB, ma paghiamo la cauzione. E via. Via. Ma quello era un applauso? Non lo so. Perché ho cercato di seguirti, ma non sono riuscito. Ultima mail. Buonasera cari intrattenitori, ciao Tommaso, volevo fare richiesta per una notte di puro fuoco con Daniel, chiedevo per i precisi gusti in ambito sessuale e affettivo del dominatore chiamato dai più stretti amici Dadda. Personalmente io prediligerei una notte all'insegno del rapporto carnale e dello stretto contatto con i possenti muscoli molto sviluppati del soggetto attualmente agli arresti domiciliari. Volevo chiedere se per un budget molto prosperoso il maschione era disposto a gridare il suo caratteristico hi hi riferito al celeberrimo cantante pop Michael Jackson in caso di orgasmo. Se in caso di emergenza al dominatore non aggradasse un rapporto con un individuo di sesso masculino, sarei disposto ad asportare nella sua interezza il mio personale fallo in modo da rendere più agevole il coito. Vi saluto cortesemente, vi ringrazio per la vostra disponibilità, volevo inoltre ringraziarvi per questa graditissima opportunità. Arrivederci. Prezzo? E lui doveva detto, doveva dirlo. No, tu devi dirlo. Cioè lui è disposto anche ad asportarsi il suo affare per far sì che il coito possa essere molto più proficuo. Prezzo? Prezzo? 6K. 6K, sì. 6K. 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 Ragazzi, quindi senza dilungarci troppo... Infatti. Non puoi più dirlo adesso. Iniziamo con questi vocali, dai che sono curioso. Vocale numero 1, vocale numero 1 direttamente dalla Nigeria. Dalla Nigeria ci scrivono. Capitale della Nigeria? Non lo sappiamo. Non lo so, purtroppo. Prima di iniziare, sapete che è quasi più divertente la parte iniziale che... Scusa. Ciao Simone, ciao Riccardo, ciao Dada. Cercherò di fare il prima possibile perché è una storia lunga. Comunque questa non è una storia che è successa a me in prima persona, ma è diventata famosissima nel mio paesino da quando è successo, 2 settimane fa. E è letteralmente una storia di M e ho detto devo per forza raccontarla. Allora, praticamente una ragazza appunto nel mio paese si è scaricata Tinder, ha conosciuto questo ragazzo che l'ha invitata a cena da lui. Lei ha accettato. Non sono io. Sei tu. Non sono io. Secondo me sei molto tu. Hanno cenato assieme, lui le ha preparato la cena e poi a un certo momento lei ha sentito il bisogno impellente di andare in bagno. È andata in bagno e purtroppo ha iniziato a fare appunto queste scariche di cacca, ha avuto il cagotto in poche parole, diarrea. E poi finisce tutto, tira l'acqua, ma
Nulla, non si tira lo sciacquone del bagno. Allora lei, imbarazzatissima, decide di chiedere aiuto a questo ragazzo. È già imbarazzata perché comunque andare in bagno a fare la cacca al primo appuntamento a casa di un altro ragazzo, però vabbè, era successo. Lui dice, vai tranquilla, non ti preoccupare, adesso guardo veramente la messa a suo agio. E lei quindi, diciamo, è andata in cucina, era imbarazzatissima, si sentiva malissimo per questa cosa, voleva sprofondare. E lui era lì in bagno che cercava di sistemare questo problema. Passano 5 minuti, 10 minuti, lei a un certo punto si preoccupa perché non lo vede più tornare e quindi va appunto verso il bagno, apre la porta e lo trova inginocchiato davanti al water che si mangia la sua merda, le sue feci, con la faccia sporca. Io sono rimasta scioccata quando ho sentito questa storia, letteralmente. Lei, dopo averlo visto in queste condizioni, è rimasta scioccata, se n'è andata appunto dall'appartamento del ragazzo e è andata dalla polizia a fare la denuncia. Voi cosa avreste fatto? Io comunque in stato di shock, penso anche Dadda avrebbe fatto la stessa cosa, avrei detto, senti, io sto zitta, non ti denuncio, però tu mi dai 100 euro e poi ogni volta che caco te la vendo pure e mi dai 100 euro a cagata, no? Penso che considerazione hanno di te le persone. 100 euro a cagata, sai? Sì. Io faccio 3 cagate al giorno, 300 euro al giorno, moltiplicato per 30 giorni sono 9.000 euro al mese. Ma ti impegneresti anche per cagare di più? Come? Ti impegneresti per cagare di più in quel caso? Sì, però è un lavoro di merda. Io aspetta sospetto, un attimo, torniamo un attimo al dunque perché non faccio finta di niente io. L'ultima parte del vocale dice che è nato a denunciarlo. Sì. E cazzo a caso, lui, se hai capito bene, ha invitato a cena questa persona a casa e gli ha dato dei lassativi. Ah, apposta? Eh sì, non è che è andato a cagare perché stava cagando addosso. Io. Gli ha praticamente fornito dei... E questo quando l'ha detto? All'inizio? No, non l'ha detto. Come no? No, non l'ha detto. Hanno cenato assieme, lui le ha preparato la cena e poi a un certo momento lei ha sentito il bisogno impellente di andare in bagno. Dai, se vai a casa di qualcuno, io vado sempre già cagato a casa di qualcuno. È già cagato nel senso che sei tutto cagato. Io vado vestito di bianco con tutti i pantaloni smerdati. No, secondo però, me... Però, cioè, se vai a casa di qualcuno che non conosci, che è conosciuto su Tinder, ti sei preparato e senti l'impellente. Impellente è un aggettivo che ricorre all'imprevedibile. Quindi appunto, automaticamente ci sono delle situazioni in cui c'è dell'imprevedibilità, cioè che ti iniziano i crampi e ti viene da cagare. Però quello che dice lui è che questo tipo qui poi si è chiuso in bagno con la scusa di vado a risolvere il problema, ma poi si stava mangiando la merda. Quindi io automaticamente secondo me il cesso era rotto apposta. Ah pure! Se ne sta malattia? No, non ci credo, dai. Zio, ci sono quelli che mangiano. Non lo so del lassativo, ma del cesso rotto. Ma non so. È denunciabile una persona che mangia la merda. Come no? Ha fatto 20 anni di carcere. Ma quella è una non è neanche vera! Ma una persona che mangia la merda non è denunciabile. Sì. Che reato è? Atti osceni. Atti scemi in luogo pubblico. Non ha senso, cioè, non è denunciabile. Atti osceni. Io non sono mai stato denunciato per una cosa del genere, giuro. Atti osceni in bagno pubblico. Però secondo me è un po' troppo. Cioè ci sta alla fine. Cioè alla fine non è che ti sta facendo del male. Sta mangiando tua. Faccio suoi. Poi le persone più belle si vedono proprio nel momento del bisogno. Oggi ce l'ho. Ragazzi, se volete mandarci qualche video mentre voi sgranocchiate pezzi di fate pure e lì editeremo uno dietro l'altro per fare una piccola compilation. Allora, esperienze di M, buonasera. Parto per salutare gli 11 toscani, che non lo fa mai nessuno, e siccome sono toscano anch'io vanno salutati. Un applauso. Poi saluto Ricky, saluto Aved e saluto quel braccio camarissimo di Dadda e vi racconto la mia esperienza. Allora, una cosa recentissima, successa molto di recente. E parto col dire che io faccio un lavoro, faccio il rappresentante e vendo prodotti a domicilio, quindi visito del... Fa quello che rompe i coglioni a domicilio. Quello che vende i folletti lì. Quello che vende i nani da giardino. I nani da giardino, alla porta a porta. Con una Vespa. Io ho questa mia cliente con cui sono in confidenza, che ormai servo da più di un anno, quindi conosco molto bene. Solo che dopo più di un anno per l'appunto che la servo, sono andato una volta lì da lei e ci ho trovato sua nipote. Una pazzesca, ragazzi. Veramente pazzesca, 18 anni. Quindi legit. E niente, quindi ho fatto un po', come posso dire, di eye contact, una cosa o un'altra, però non potevo... Ma parla questo, perché c'è Fiorentina, eye contact, legit. Oh, vendi folletti o rompi i coglioni, Marco Giuda? Raccontaci la storia e basta. Vuoi dire qualcosa in inglese? Yes, of course. Però quel giorno lì, quando sono prima di andare via, buttandola lì un po' per battuta, ho detto alla mia cliente, poi tu sei anche con queste belle ragazze, così, e ho fatto un mezzo occhiolino a questa ragazza.
e lei ha contraccambiato con un occhiolino e quindi ecco, mi ha lasciato diciamo questo punto in sospeso. L'ultima volta che ci sono tornato ho trovato sempre sua nipote, quindi sembrava anche fatta apposta la cosa perché non l'avevo mai vista per più di un anno, poi tutto insieme due volte di fila l'ho trovata e niente, morale della favola, cerco di andare dritto al punto. Questa mia cliente come sempre deve controllare per vedere i prodotti che può acquistare, i prodotti che non può acquistare, quindi deve un po' controllare come è messa, cosa gli manca diciamo. È andata per l'appunto un attimo di là a controllare tutti questi prodotti e nel mentre sua nipote diciamo è stata molto diretta con me, non abbiamo indugiato troppo, ci siamo scambiati due o tre parole. Oh, quanto dura sta storia? Ecco, continua pure. Siamo andati dritti al punto, non dico che mi è saltata addosso, ma quasi. E a me da una parte non mi è parso il vero. Comunque questa a folletto parlo tre ore. Mamma sì, mia, credo che non ti compra niente nessuno. Poi giustamente non sapevo come fare perché c'era di là la sua nonna che stava, cioè la mia cliente che stava per tornare da un momento a quell'altro. E lei mi ha detto no, ma non ti preoccupare, tanto ci mette sempre almeno 5-10 minuti, prendiamoceli per noi, bla bla bla. Insomma, ho fatto quello che dovevo fare abbastanza velocemente. Solo che per l'appunto dopo 10 minuti non tornava più la mia cliente. Allora noi stavamo continuando nel mentre una cosa e un'altra, quando io ho finito diciamo, quando abbiamo finito il tutto senza preoccuparci troppo del perché la nonna non ci fosse, siamo andati di là a controllare e niente, morale della favola, mentre io scopavo in salotto la nipote della mia cliente, questa povera signora era cascata in cucina, l'abbiamo trovata praticamente stesa in cucina, mezza moribonda, aveva picchiato una trambata assurda e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza. E niente, non so quanto DM possa essere questa esperienza, perché per me è stata molto piacevole, però immaginatevi voi. PS importantissimo, se sapevo che la nonna era caduta, ovviamente la s***avo un po' di più, o meglio forse anche, però. Ma chi, la nonna o la nipote? Bella questa, chi, la nonna o la nipote? Se sapevo che la nonna era caduta a terra, finivo di s*** la nipote e andavo a s*** la nonna e la s*** anche per bene. Porco Giuda, poi mi è mai capitato di che vostra nonna svenisse mentre stavate facendo il rapporto sessuale? No, sinceramente no. Però è una bella storia questa. Bella. Perché a me è successo l'esatto opposto. Cosa? No, però dai raga, sta roba non posso metterla. Cioè è inutile che tutte le volte poi facciamo le riunioni per dire raga dobbiamo cercare. Cioè sta roba non posso metterla. Simo, volevi pagarti due affitti con sto video, come fai? A me piace molto il fatto che comunque lui, capito, il suo senso di colpa non è tanto il fatto che la sua cliente che è in grado di comprare degli articoli da sto rompicoglioni. Pensa a questo ogni volta che viene a casa, porco Giuda. No, secondo me la signora è andata appositamente perché non ce la faceva più. Sì. E ha messo. È caduta apposta la signora. Però posso dire anche che la nipote mi hai tolto veramente le parole da bocca. È una okay. Come dici, mia nonna ci mette sempre. Ma poi che vuol dire? Mia nonna ci mette sempre 5 minuti. In questi 5 minuti facciamo qualcosa. Che vuol dire 5 minuti? 5 minuti non puoi scopare in 5 minuti, compresi preliminari. Tu quanto ci metti? Qualche cosa? Una sveltina? Dipende dai minuti che ho. Se avessi 4 minuti, che cosa riusciresti a fare in 4 minuti? Guarda che ogni tua risposta ti metteremo alle strette finché dovrai rispondere. 4 minuti cosa fai? Due botte. Ma nel senso perché ciao Simone, ciao Riccardo e ciao quel gran pezzo di manzo di dadda. Prima di iniziare vi vorrei chiedere dove poter trovare le foto nude di dadda, perché cioè io le cerco su internet e non le trovo, quindi dove si possono trovare le due foto nude? Ma ovviamente mandando una mail a dadda.sexdatingrant@gmail.com. Sconti natalizi 50%. Acquista anche tu le foto nude di dadda a 100.000 like. Profilo di OnlyFans di dadda. Però noi prendiamo il 5%. 5%? Per spammarti le foto in giro sui nostri canali YouTube, tipo così. A parte questo, vi vorrei raccontare una mia esperienza. Più che DM, è un'esperienza traumatica che tutt'oggi porto ancora questo trauma addosso. E in pratica, una sera, precisamente era il 2021 in estate. Porco Giuda, due anni fa, ragazzi. No, uno. 2022. No, ma tra 10 giorni siamo 2023. Cosa vuol dire? Due anni fa? Chiediamo scusa. A parte che non sono 10 giorni. Si approssima più. Approssimiamo solo per fargli avere ragione. Ho conosciuto questo ragazzo su Tinder. È mai possibile che tutte le storie siano riferite a te?
Guarda che sei il protagonista di tutte queste storie. Ti immagini? Tutte. Sarebbe incredibile, però. Eh sì. Pensa se tutta questa serie che sto facendo è semplicemente per denunciare tutte le cose che ho commesso io. Eh sì. E poi mi tolgo la vita. Sarebbe incredibile. Tipo sarebbe bellissimo. Un Truman Show. Eh sì. L'hai visto Truman Show? Sì. Quello con Jim Carrey. Con Jim Jeffries. Periodo dove volevo divertirmi, conoscere nuove persone e avevo voglia di scopare, ecco. Praticamente ho appunto conosciuto questa ragazza su Tinder e ci siamo visti. Dopo una serata passata a parlare del più del meno, dopo esserci conosciuti, diciamo tra virgolette conosciuti, maledetti. Tu sei un bastardo. Non maledetti. Ci pensate, lui è a teatro così. Bello, eh sì, fa parte. Eh sì, mettiamo un microfono nel sottopalla. Un archetto. Il culo. I proprietari del teatro schifati. Possiamo continuare, scusate per l'interruzione, ma era legita. Salito in macchina per fare una passeggiata in macchina. E a me è venuta una certa voglia, pure a lui, e quindi abbiamo deciso di posteggiare la macchina in un parcheggio abbastanza oscurato dalla civiltà umana. E lui è arrivato appunto a questo parcheggio e ci siamo infilati là dentro. Fatto sta che lui, io con la mia voglia, lui con la sua voglia, abbiamo iniziato a toccarci, eccetera. Fatto sta che lui mi toglie la maglietta, io gli tolgo la maglietta a lui, lui mi toglie i pantaloni, io gli tolgo i pantaloni, e arriva con la mano a toccarmi là sotto, cioè io con le mutande ancora e lui mi tocca fuori dalle mutande, praticamente là sotto, e mentre mi stava toccando là sotto, che più che toccare era uno sfiorare, vedevo la sua faccia schifiata, avevo una faccia schifiata mentre mi stava toccando lì. Schifiata, schifiata, non schifata. A Sicilia si dice, Palermo. E io ovviamente stranita e preoccupata gli chiedo: tutto a posto? Vedi che me la sono lavata prima di incontrarti. E lui mi fa: no, ma non è per quello. E io faccio: quello è il problema allora. Vi giuro, raga, vi giuro su chi volete. Io sta cosa non me la posso dimenticare. Lui mi fa: ma è bagnata. Cioè, ci sono stati quei esatti 5 secondi di silenzio mentre io guardavo lui perplessa e lui guardava la mia vagina bagnata, schifiato. Non stavo capendo cosa stava succedendo. Gli faccio: ma in che senso è bagnata? E lui mi fa: non mi piace bagnata, mi piace asciutta. Lo giuro. Allora, ho iniziato a cercare dei fazzoletti per farmela asciugare. Manco fosse la fontana di Trevi. E no, l'ho fermato subito. Ho detto: no, aspetta, è inutile che prendi dei fazzoletti per farmi asciugare, perché già me l'hai fatta asciugare tu dalla cosa che hai detto, dalla mia intera. Brava! Tu preferisci di solito le fighe asciutte o le fighe bagnate? Io leggermente umide. Quindi vuol dire che non aveva mai visto una vagina prima. No, significa che tutte quelle che ha visto prima. Come? Cioè, Durante è un... Ah, che non si sono eccitate. Mi ha... Oppure che. Oh, ma... bravo. Oppure che semplicemente erano individui che avevano compiuto una transizione all'altro sesso e quindi non hanno l'autolubrificazione. Non quando. Tu che sai? Lo scopriremo nella prossima puntata dal vivo di Un Natale al Sud. O se no, ho trovato sempre delle ragazze frigide, no? Sapete cosa vuol dire frigide? Frigide che nel senso fritte? No, frigide che non possono? Non possono eiaculare? Non possono aspettare? Che non si eccitano, che non raggiungono. Sì, d'altro sta facendo il suo discorso con la mano nei ci abbiamo detto no. Lui ci sta parlando con la mano così dadda e vuole che noi lo guardiamo negli occhi mentre si sta ramanando. Ringraziate oggi che ho le mutande, perché di solito sono in accappatoio nudo e non mi va bene. Posso dire una cosa, su gusti. Cioè, se al ragazzo magari gli piaceva asciutta, che problema c'è? In effetti bisogna comunque rispettare, bisogna essere più inclusivi anche sotto questo punto di vista, soprattutto nel 2022 dove accettiamo qualsiasi cosa. Se una persona, cioè io la donna della mia vita, deve avere la figa asciutta, che problema c'è? Magari era troppo bagnata. Voi siete mai andati a letto con una ragazza che scostava? Sì. Come si chiamava? Sbaglio domanda. Tu, Riccardo? No. Ma in macchina? Sì. Hai cambiato i sediolini? Perché sai che quando... Sediolini si chiamano. Della macchina? Il sedile, che sediolino! Non è che siccome ha una smart sono più piccoli i sedili, cioè... Una micro machine. Ma noi smart,
Avevi noleggiato una macchina sopra. Ha noleggiato un fuoristrada enorme. Un classe G. Bellissimo. Tu? Io sì, e piccolo fun fact, se andate indietro di qualche anno, di qualche video del mio canale, io ho cambiato tantissimi divani. Quello precedente che avevo l'ho dovuto cambiare perché una ragazza che è venuta qua ha adattato e non è mai più andato via. Mai più andato via. Ciao Awe, ciao Ricky, ciao Dadda, anche se sono etero, potete mi fare leccare tutto quanto. Vi racconto la mia prima esperienza. Forse non sei etero, fatti qualche domanda. Non ho capito. Fidati. Anche forse se sono etero? Dadda mi può leccare tutto quanto. Uno che dice una cosa del genere non è etero. Ed è giustissimo, ed è non giustissimo, c'è nulla di sbagliato. Però almeno si consapevole di non essere etero. È bisex. So, Ricky Martin è bisex. Ricky Martin è gay. È gay proprio? Sì. Che salutiamo tanto. Ed era veramente la mia prima esperienza. Ed ero con questa ragazza a casa di una mia nonna. Ero con questa ragazza e essendo la mia prima volta non sapevo come si facesse. Allora niente, perdendo i porno sapevo solo come si faceva così. E iniziamo a spogliarci, iniziamo a dare i primi limoni, baci, eccetera. Allora la prima cosa che mi viene in mente è quella di leccarle la leccandole la e giucciando quindi, esce da lei un tappo di una penna. Noi là ovviamente tutti imbarazzati, non sapevo cosa dire, non sapevo cosa fare. E vabbè, morale della storia, questa ragazza mi dice che lei si m***a con le bic. C'era il tappo dentro. Di che colore? Nero era? Chissà perché. La sua f*** si chiamava Bic perché dentro ci ha lasciato le penne. Come fai a provare di piacere? Alla fine poi la penna è uno strumento. Poi la bicca al tappo. Ma la penna, cioè le penne intendi la tipologia di pasta? Ah no, in quel caso sarebbero stati i ditalini. L'hai mangiati. Se, allora, tu come reagiresti se davanti a te magari stai adoperando un cunnilingus ad una donna che a te piace particolarmente, no? E al suo interno ci trovi delle penne. La prima cosa che faresti qual è? Una penna. Non neanche una penna. Il tappo della penna. Non so cosa farei. Io rimarrei di merda, ci rimarrei di merda. Stranito. Io scriverei una poesia. Le sfilerei dal calamaio la penna, la piga. Non serve neanche lubrificarlo in quel caso. È già bagnato. A Silvia. Sì, a Silvia. Rimembra ancora a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri depositori. Non ci indurre in fondazione. Sì. Credo non ci armare. Prada. Fondazione Prada. È un gioco di parole bellissimo. Tutti giochi di parole, siamo dei rapper. Vuoi provare a fare freestyle? Assolutamente sì. Vai. Daniel Daddetta, io ti ho visto dalla finestra con quel cazzo di petto. Prendi quel pollo che pesa un etto. Ehi, forse mi hai riconosciuto, ero due giorni fa al bar. Eravamo io, Amanda Nox e qualcun altro. Salutiamo Amanda Nox che ci segue sempre e Raffaele Sollecito, Tekisha Road. Dai, Raffaele, qualche volta rispondici. Dai, qualcuno che lo solleciti. Ciao Simo, ciao Ricky, ciao Dadda. Dadda, sei un figo, Simo, anche tu assolutamente nessuno lo nega, però io ho un amore incondizionato per Riccardo da quando sono una bimba, quindi Ricky, se stai cercando l'amore io posso renderti felice. E mi dissocio completamente da questa storia, non la conoscevo nemmeno quando ero una bimba. Questo amore puerile non fa per nu. La mia esperienza sessuale di è anche purtroppo una delle mie prime esperienze. Al tempo avevo circa 15-16 anni e fino a quel tempo mi ero limitata a qualche limone in discoteca. E mi decido di appartare con questo ragazzo fuori da questo locale. Non era propriamente una discoteca, comunque fuori da questo locale. Ci mettiamo davanti, non so bene dove fossimo, una sorta di cancello. Vabbè, iniziamo a baciarci, toccacciarci un po' così. Io completamente imbranata perché fino a quel momento appunto non avevo ancora fatto nulla. Quindi la situazione va avanti, io appunto completamente impanicata. Arriva il momento in cui lui decide, era tipo inverno, io vivo al nord, c'erano una cosa con meno 6 gradi, lui decide comunque di tirar fuori il suo gingillo e mi praticamente obbliga a toccarlo, io palesemente controvoglia lo faccio e appunto non sapevo nemmeno che cosa dovessi fare e tra un no e l'altro riesco a, diciamo, liberarmi da lui perché mi stava anche mezzo trattenendo, riesco a liberarmi e letteralmente fuggo via e scappo e torno dalle mie amiche lasciandolo lì così con il suo gingillo molto felice e lì al freddo da solo così. Presa da non so quale senso di colpa nei confronti di questo ragazzo che tra l'altro era anche molto più grande di me e mi stava
obbligando a fare cose che io non volevo fare, non so perché, sono tornata indietro, forse mi dispiaceva di averlo lasciato lì da solo, al freddo, al gelo, al buio, torno indietro e mi pento immediatamente di farlo, perché vedo una cosa che mi ha poi traumatizzato per tipo un anno intero, infatti per un anno io non ho più voluto saperne di ragazzi. Vedo questo ragazzo che aveva letteralmente il suo amichetto infilato nel tubo, non so che cosa sia, il tubo di scarico, il tubo che c'è dietro alle macchine, e si stava accoppiando con questo tubo. E nel vedermi non si è nemmeno fermato, cioè lui continuava a farlo mentre io ero scioccata lì che lo guardavo. Fortunatamente non ho più visto in giro questo ragazzo, non so nemmeno se sia ancora vivo sinceramente, e va benissimo così. Complimenti intanto al ragazzo. Possiamo dire una cosa? Sì. Se la ragazza si fosse unita all'amplesso, sarebbe stata una multipla? A parte gli scherzi, io ho visto dei video virali di sempre indiani, non so per quale motivo. Con le pecore. Con il tubo di scarico dell'auto, e semplicemente si ranocchiavano per terra e mettevano il cazzo dentro. Li ho visti spesso anch'io quelli. Perché comunque lei è un po' lubrificato, perché penso che dell'olio sgorghi. Lei è un meccanico per caso? Perché? Perché sa perfettamente come funziona il tubo di scarico di un'auto. Comunque, cazzo, lei è traumatizzata poi la prima volta, eh? Eh sì. Però, secondo me, non bisogna giudicare. Per me, giudicare è disumano. È da bestie. Sai chi giudicano? Le bestie. È vero. E quindi cosa diresti in questo caso? Che le persone vanno capite, vanno prese per mano, vanno e vanno riportate a casa. Ottimo insegnamento, ricordatelo, ragazzi. Esatto. Mai lasciare col... lì nel buio, al freddo. Tu lo metteresti mai in un serbatoio per 1 milione di euro? In un serbatoio? Ma quello che dove fai la benzina, non è lo scarico. Ah, è un altro video, scusate. Ma non è più comodo, io... Come fai a metterlo nel serbatoio? Faccio vedere. Vediamo. Ah, così? Ah, visto? Era più semplice di quello che pensavo. Anche perché... Ma vai da una ragazza, sai, con questa roba qui che gli vuoi far vedere che lo metti lì dentro, la ragazza otto volte incuriosita dice: chissà che cosa in serbo per me. Poi? No, è finito, cioè, serbatoio. Questa era troppo difficile. Ciao a tutti, volevo un attimo raccontarvi come chicca questo piccolo trauma che mi ha lasciato il mio ex ragazzo. Come chicca, nel senso che lei che si fa chiama chicca? Francesca. Il mio di Francesca. Stavo iniziando la chicca un anno e mezzo, la parte sessuale stava iniziando un po' a cedere, e quindi ho avuto dei dubbi sul fatto che magari lui potesse avere altro o qualcosa del genere. Lui è un ragazzo un po' così, quindi potevo magari aspettarmelo che avesse questo tipo di problemi, ma non così tanto. Così io vado a guardare il cellulare e scopro che la mia vita sta andando a per il semplice fatto che il mio ex ragazzo riusciva a e a essere contento solo pagando delle di 60-70 anni che gli mandassero dei video, che lo chiamassero in videochiamata per fare degli sketch nel quale queste signore si con una spazzola. Questo è quello che il mio ex ragazzo ha deciso di lasciarmi dopo un anno e mezzo di relazione, di... un anno e mezzo nel quale lui ha convissuto con me in casa mia, lui ha deciso di lasciarmi questo trauma qua, di essere messo da parte per delle di 60 anni. Io non ci vedo nulla di... Anzi, facciamo un applauso al ragazzo innanzitutto, facciamo un applauso al ragazzo. Solo perché ti ci rivedi molto in lui, nel suo trascorso. Assolutamente no, io non mi ci rivedo, non sono una persona che giudica, però secondo me non c'è assolutamente nulla di sbagliato. No, non c'è nulla di sbagliato, però posso dirti una cosa, è brutto che lei, cioè per lei è traumatica come cosa, essere lasciata in questo modo, sapendo che magari lei non riesce più a pagarlo sessualmente, e lui ha pagato sessualmente solo in quel modo lì. Lui ha pagato un'altra persona. 60 anni, 70 anni. Però alla fine, capito? Cioè, non è che lui andava da queste donne dei facili costumi. Ci facevamo mandare i video su OnlyFans. Semplicemente del sex talking, no? Del dirty talking. Cioè, non... Pettine. Per carità, io sono il primo a dire che in una relazione anche il sol pensiero di un ipotetico tradimento, questo possa essere identificato come tale. Allora dunque, questo l'ha messo in atto, qui lo dico e qui lo nego, non c'è nulla di sbagliato, alla fine ha fatto semplicemente una cosa. Voi, se secondo voi, se la tua partner viene da te e dice: guarda, Daniel, io ti amo, però ho bisogno di questo piccolo pezzo, nel senso, io ho bisogno di fare del sesso telefonico con dei pompieri, tu che cosa fai? Le dici di sì oppure le dici di no? E sincero, la sincero. No. Lei non ti tradirà mai, fisicamente. Ma però...
Ma non andava più a letto con lei. E vabbè, lo fa. E che fa? Sì. I pompieri. Io è una cosa che non accetterei mai. No. Beh, secondo me viene giudicato male semplicemente perché le erano sessantenni. Ma tu perché in queste ultime storie sei sempre dalla parte dell'altro, non della vittima? Perché è facile additare tutti quanti i cattivi con il dito di colui che giudica e non poter essere giudicato. Ma poniamoci tante volte dall'altra parte, di colui che è giudicato. Voi come vi sentite di essere sbagliati? Non lo so, non riesco a medesimarmi in lui. Pagherò delle settantenni, poi ti farò sapere. Va bene. Ciao Ricky, ciao Dada, ciao Awed. Allora, diciamo che questa cosa è successa 3-4 anni fa e mi ha lasciato tipo un trauma bruttissimo. Era con una ragazza molto facile della mia città. Diciamo che si allenava molto questa ragazza. Era un periodo dove io fumavo troppo, quindi stavo un bel po' fatto. Era tipo le 2 di notte. Una alle 2 di notte, non mi ricordo precisamente. Siamo saliti sul soggetto della palazzina, ci siamo sdraiati. Lei stava facendo una cosa a me e io a lei. Incomincio, faccio un dito, però un dito è una quindi ci metto il secondo e vedo che c'è ancora spazio. Poi ci ho messo il terzo, poi ci ho messo il quarto. C'era ancora spazio fino a che non ci ho messo la mano, ragazzi. Cioè, ve giuro, c'è entrata una mano. E niente, mi sono spaventato, c'è entrata tutta la mano. Io ho tolto la mano, era tutta bagnata, di tutto fatto perso, l'ho guardata, mi sono asciugato la mano su di lei, mi sono alzato e me ne sono andato. E ho fatto, no, mi dispiace, sto troppo fatto, me ne vado. E niente, sono rimasto tipo traumatizzato dalla... Perché... Io mi sono immaginato tipo, no, non è che ce l'ho piccolo, però comunque, se c'entra una mano, io non ce l'ho della larghezza della mano. Voi immaginate tipo un corridoio di una casa, che comunque è grande, c'entra una persona, e ci lancio una salsiccia o un wurstel. Cioè, è questo l'esempio, raga. Cioè, se c'entra una mano, oh, è grossa la mano. Cioè, a me mi ha fatto schifo, vi giuro, cioè, troppo schifo. E niente, troppo brutto. Spero che non sia mai capito da nessuno, ragazzi. Perché non è andato oltre, tra l'altro. Cioè, lui si è fermato la mano, ma sarebbero entrate altre cose. Posso dire una cosa? Se so che cosa mi ha fatto ricordare una mia esperienza di quest'estate. Addirittura. Ed è andata esattamente così. Quindi esistono persone del genere. Eravamo lì e praticamente mentre stavo effettuando un lavoro, come si dice? Una doperè, come dite voi. E lei poi, andando più avanti, fa: metti anche il secondo. Cioè, ok. Ma metti anche il terzo. Che vagina ha? Giuro. C'è il quarto, il quinto. A un certo punto di giù, devi fare ancora. Ti giuro, ho fatto. Sono entrato. Però, cioè, là. Troppo assai. Ma cosa vuol dire? È una questione anatomica? Cioè, fisiologica sua? Oppure no. È dovuta al fatto che. Ti piace il pesce? Ok. Ti piace proprio il pesce? Ciao Awed, ciao Ricky e ciao Dada. Allora, vi racconto questa storia che è successa a una mia amica circa 4 anni fa, quando aveva ancora 15 anni. Quindi era una delle sue prime esperienze con un ragazzo e appunto stavo uscendo con questo tipo che però aveva sempre delle richieste un po' spinte nei suoi confronti. Finché un giorno non si incontrano in questa struttura abbandonata della nostra città. E lui le chiede di portarlo al guinzaglio, cioè voleva che lei gli legasse la maglietta intorno al collo e lo portasse in giro per questa struttura abbandonata come un cane. E niente, alla fine di tutto questo lui è salito in cima a questa struttura abbandonata e si è spogliato. Secondo me sei tu, perché è successa una cosa simile una volta con Daniel? Con Daniel, in un posto abbandonato. Perché proprio in un posto abbandonato? Perché voleva essere lontano dagli occhi indiscreti della gente. Guarda i video dell'esplorazione. Ma che cazzo vuol dire? Si fa sodomizzare così? Ci sono quelli che piace. Mi piace. Sì, ma non ho visto la settimana scorsa un servizio delle Iene sulla tipa. E che cosa faceva? Durante il giorno fa l'impiegata. E poi si è noleggiata un ufficio dove all'interno ha tutte le cose sadomaso e viene la gente lì e... Ma quando? Di notte? No, dalle 5 che finisce cosa, sta lì fino alle 9, 10 di sera, capito? Arriva uno, 250 euro, si fa pestare le palle. Voi vi fate... Vende la sua cacca, a proposito di prima. Vende la cacca? Vende la cacca a 500 euro. Vedi? L'urina a 100 euro. Buono. C'è gente che si diceva che si faceva mettere con una tavola da legno dietro, si faceva inchiodare le palle. Se lo facevano inchiodare. Scusa, dai, sta male sta gente però. E che piacere prova? Il dolore. Stanno male, fatevi curare, per favore. Io non giudico queste persone. Io le giudico, altamente le giudico. Voi fareste un'esperienza sadomaso? Una unica, no? Che sì, devi diventare solo per provare l'esperienza. Giusto per dire. Ma tipo, una frustata lì, così, massimo io farei. Tu? Solo così ti fai fare? No, la sì. No, ma sai che c'è anche tipo... No, il dirty talk, cioè che loro... Ti insultano. Cioè, verbalmente ti fanno sentire piccolo, ti fanno sentire una... No. No, io no. Non mi sentirei mai piccolo, neanche una...
Lui inizierebbe a rispondere a insultare e finirebbe. Io sì, davvero vedere un'esperienza sadomaso. Ma di che tipo? Una unica. No. Niente, raga, dovremmo aprire l'OnlyFans ad Adda perché evidentemente l'idea di monetizzare per sbaglio un video ci fa proprio schifo. I miei genitori lo facevano sempre quando ero piccolo. Ciao Ricky, ciao Dadda. Allora, questa è la mia esperienza di M. Mi trovavo al mare, in vacanza. Le nostre vicine di stanza erano delle francesi. Una sera usciamo, andiamo a cena e poi in disco, torniamo in hotel e andiamo tra una cosa tira l'altra, uno finisce in stanza di uno in stanza dell'altro. Andiamo a questa, io sono con questa francese e niente, inizia il nostro rapporto. E niente, allora mentre facevamo lei diceva arret, arret. E io pensavo sì, nel retto ancora più forte, cioè fallo più duro, no? E quando lei mi caga addosso. E poi ho scoperto che arretrare vuol dire arretra. Arretra. Sì, ma chi cazzo parla così durante un rapporto? Anche in italiano ti pare che uno ti dice arretra. Arretra vuol dire ti cago? No. Oh, Daniele. Ma se gli ha cagato addosso mentre diceva arretra. Appunto, arretra nel senso togliti che sto per cagare. In quel senso. Arretra. E lui pensava arretra nel senso il retto. Però è vero, perché in napoletano arretra significa dietro. Sì, ma cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? In turco arretra significa fammi il kebab. Cioè, anche lei, scusa, fallo capire con i gesti. Sapete questa storia che cosa ci insegna? Che l'istruzione è fondamentale. È vero. Quante volte a scuola tra i banchi di sabbia vi siete trovati lì a studiare francese dicendo non mi servirà mai. Quando poi a 23 anni avrete una bella cacata sulla c***a, ci penserete su? No, 1, 2, 3, 3, 3, parretto. Dimmi una frase in francese che conosci. Je ne pas sui. Che vuol dire? Je ne sais pas. Che je ne pas sui. Allora, ciao Awed, Dose e Dadda. Vi racconto la mia esperienza che è iniziata circa 2 anni e mezzo fa quando mi metto con questo tipo. E iniziamo a fare le nostre cose. E dopo che comunque abbiamo completato tutti i preliminari, iniziamo comunque a andare a letto regolarmente e per circa un anno e mezzo. Dopodiché ci lasciamo, io mi metto con un altro ragazzo e con questo iniziamo a fare i preliminari e la prima volta lui si accorge di avere del sangue sulle dita. Mi chiede spiegazioni e io sinceramente non avevo il ciclo, quindi l'unica soluzione che abbiamo trovato è stata che in realtà il mio ex ragazzo non mi ha mai smerchinato. Aveva il membro troppo piccolo per arrivare all'imene e spezzarlo in due. Beh, sai che non ho mai... Capito che cosa è successo? Adesso ho capito. Lei stava con un tipo, un anno e mezzo, ha avuto dei rapporti sessuali. Quando si è lasciato con questo, lei si è messa con altro. Appena ha avuto il primo rapporto con quello nuovo... No, attenzione. No, gli ha visto che con c'era... Con le dita. Il tipo, anche se avesse avuto pisello piccolo, comunque le dita non è che... No, lui aveva delle dita enormi. Cioè aveva proprio una malattia su queste due dita, erano giganti, ma così gli ha toccato il fegato. Io non ho mai capito come si rompe lì bene. Così? È molto semplice. In realtà tutte le cose difficili. Che schifo. Le fonzi. Se non ti lecchi lì bene, così solo a metà. Voi siete mai stati la prima volta di qualcuno? Sì. Sì. Tutte e due? Sì. Perché vi rispondete insieme? Perché io ho sverginato Riccardo, lui ha sverginato me. Io non gli ho rotto di me, gli ho rotto il c***o. La prima donna di cui vi siete innamorati e avete fatto l'amore per la prima volta insieme. Posso fare un applauso a questi due ragazzi che ancora credono nell'amore, nei valori, in tutto ciò che c'è di bello. Io... Attenzione. Che schifo. Verremo denunciati. Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo, ma non ultimo. No, ancora uno. Mamma, ancora uno. L'ultimo, ma non per importanza. Anzi, forse il più importante è questo. Ascoltiamo. Allora, ciao Ricky, ciao Dadda, ciao Awed. Intanto, prima di raccontarvi la mia storia, volevo dirvi che vi adoro tutti e tre e mi fate sbrigare da ridere. Grazie mille. Allora, questa cosa è successa tempo fa. Praticamente ero uscita a cena con un ragazzo e dopo cena mi ha portato a casa sua per fare le nostre cose. Come si fa di solito, no? Come consuetudine. E praticamente, il momento dei preliminari, bello tranquilli,
tutto a posto. Arriva il momento dell'atto e inizia una situazione imbarazzante, perché era talmente grosso, ok, il suo strumentopolo, che non riusciva ad entrare dentro la mia amica. Quindi è stata quanto imbarazzante, e finita così la serata. Daniel, che cosa ci puoi dire più su questa serata? Che l'hai visto più in prima persona. Questo vocale secondo me è stato selezionato apposta per te, perché per una volta e per tutte, perché sai che cosa? Viene sempre dato adito, sempre modo di dire la propria, sempre modo di giustificarsi a chi ha dei piccoli e mai chi ha un in carriera, come lo chiamiamo noi ad onorem. Quindi Daniel, tu che vivi questo dramma, diciamo che la tua epoca era preferita il Peloponneso. Peloponneso. La tua epoca, la tua era. Ma il Peloponneso poi è una regione geografica, non è neanche un periodo storico, cioè. Non era nel Peloponneso, tipo. No, ma non è una questione di tempo. Cioè di cos'è? Non è come dire paleolitico. Il Peloponneso è una zona. È come dire l'Anatolia. L'Anatolia non è un'epoca. No. Porcheria, no! Però, data a parte scherzi, che cosa si prova ogni giorno svegliarsi? E sapete che tra le gambe c'è un bambino. Un bambino? E che tu c'hai le gambe e c'è un bambino? Ma un bambino piccolo, brutto, pieno di peli. Pieno di peli perché non lo curi. Dada, stiamo parlando di te. Che cosa si prova ogni mattina a svegliarsi? Non lo curi. Non lo curi, va curato. Settimanalmente almeno. Tu lo accarezzi ogni giorno? Ogni venerdì va curato. Tu, Riccardo, tu c'hai i peli lunghissimi. No. Quando l'hai curato? Ma che cazzo te ne frega? Voglio sapere il giorno. In base a quello capisco la... Normale. No, no, di peli già. No, no, sono grave. No, no. Tra l'altro sono... Ma che cazzo stiamo facendo? Ma che scena è? Per ricrescita, ma sai perché? Perché mercoledì manca due giorni. Capito? Sì, vabbè, ma non, magari non a tutte piace depilato. Dici che piace col pelo? Come a me fa schifo la vagina col pelo. C'è qualcuno a cui piace tipo, che ne so, il triangolino sopra. A me piace molto quando le ragazze all'altra parte con i peli pubblici formano il simbolo del dollaro. È vero. Bello. Bello. Mi è capitato più volte, quasi 16 volte. Sì, nell'ultimo mese. Il dollaro. Poi il dollaro, non l'euro. Proprio il dollaro. Del dollaro. Il dollaro americano. Million dollar baby. Io ci ho capitato una volta che c'era una con la lira turca. Difficilissima da trovare. Però c'era la lira turca disegnata. Proprio la banconota con Erdogan sopra. Che salutiamo, che è uno dei nostri dittatori preferiti. Gundogan. Ragazzi, non abbiamo detto niente sta roba, perché... E non è un'esperienza, penso che sia traumatica. A te ti è mai capitato, magari, visti i tuoi averi, di non riuscire a penetrare durante un atto? No. No, cioè, già sai, così è gigante, larghezza sto dicendo. Sì, ho capito. Data mi parla come si dice, no, vabbè, non è normale così, scusate. Devi farlo così per fare la larghezza, fai, ecco, fai capire. No, fai, chiudi il tondo. E cos'è? Chiudi il tondo. Ma cos'è? Porca diaz, dai. Sì, guarda che già così è. Così. Ma non riesce a fare con l'altro dito. Con l'indice. E cos'è più piccolo? Come più piccolo? Di così. È uguale, mi sa. No, il medio è più lungo. È vero. Però è più lontano. Come degli idioti. Sì. C'è tanto dietro da 10 minuti. Vabbè, ma io con così, io così non riesco a chiudere la circonferenza del mio pene. Io ho le dita cortissime, forse. Come riesci a chiuderlo? Così no. Cioè non mi sta qua. È un po' più largo di questo. Dipende poi che uno che circonferenza ha. No, dipende uno. La anche... circonferenza di quello di Howard è più grande rispetto al tuo, perché appunto, ha le dita più lunghe. Appunto, quello che sto dicendo. Capito? Cioè, a lui così sembra piccolo, lo fai tu, sembra, capito? Se faccio io così. Ragazzi, il video termina qui. Questo è l'ultimo video dell'anno. Ci rivedremo forse a teatro. E noi vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine. Vuoi dire qualcosa di caldo? Non mollate mai, ragazzi. E proprio un consiglio a caso. Io direi di salutarci. In che modo? Spegnendo le luci. Non si accorge. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ragazzi.
Esperienza di M, dove che si sconvolge il fascello che ride sempre. Ti racconti di M, un'esperienza di M, data viene sorpreso con qualche stupefacente. Ciao ragazzi, sono Matteo. Purtroppo ho pochissimo tempo. Innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, probabilmente consapevoli che avreste trovato qualche citazione, però purtroppo i poteri forti, gli stessi che ci hanno censurato nelle scorse uscite, mi stanno venendo a prendere, quindi ho veramente pochissimo tempo. Per questo motivo oggi ho deciso di leggervi una sola poesia, ma dal significato veramente profondo. Iniziamo. Dondolando mi ascoltai due stelle parlare. Stella gialla, come ti senti? Stella nuvolosa, non mi sento. Stella gialla, ma come fai a non sentirti? Qualcosa devi pur sentire dentro di te. Stella nuvolosa, dentro sento un grande vuoto, un vuoto molto pesante. Stella gialla, un vuoto pesante, come fa? Stella nuvolosa, un vuoto può essere anche pesantissimo. È come uno spazio enorme che hai dentro e provi a riempire con qualsiasi cosa, ma non riesci. Un vuoto che pesa come una montagna nello stomaco. Inutile che lo dica. Francesco Sole. Lo so che siete arrivati a questo punto del video e per questo vi saremo sempre infinitamente grati. Dovete sapere che a differenza vostra, miei fedeli, Dadda non è uno che arriva a fine video spesso, ma è un attentissimo lettore di commenti perché ci tiene tantissimo alla sua persona. Per questo motivo abbiamo pensato di organizzargli un piccolo scherzetto. Commentate questo video con qualcosa del tipo: Dadda, sappiamo che cosa hai combinato a Karate Brianza? Vergognati, da te proprio non me l'aspettavo. O delle insinuazioni di questo genere che lo farebbero spaventare un pochino. Nel ringraziarvi, voglio augurarvi un buon anno, ma ricordate, anno nuovo, vita nuova. Ma non illuderti, se non muovi il culo sarà un altro anno di me. Niente raga, è più forte di me. Indovinate chi l'ha detta sta frase? Lo sapete già, ovviamente. Francesco Sole. Matteo, basta, è tutto cazzo. Già dovuto nuovo tu sto video, ti metti pure tu a dire tutte queste cose così. Ma già tutto cazzo pure, cioè per dirti, bah, sì, ci vediamo l'anno prossimo, ciao.